Buongiorno a tutte, buongiorno, benvenute. Oggi sì, sono particolarmente bianca, qua sotto uno, siamo in tema con l'argomento, nel senso palette di Halloween e il look quindi è particolarmente hollywoodiano. In realtà ho ancora i capelli un po' umidi perché ho fatto la maschera che direi forse è un filino più scura rispetto a stamattina. Questo look, che ormai è rovinato per il semplice fatto che ho lavato la testa nel lavandino, è della diretta del giorno 30 di settembre, quindi lo trovate cercando tra le dirette. Direi che incominciamo subito perché mentre per le palette autunnali sono riuscita a limitare il numero, per quelle di Halloween, tra l'altro, ho fatto la maschera, si vede. Sono sciacquando le sono rimaste così perché avevo i guanti per metterla su. Per le palette di Halloween non sono riuscita a darmi un limite, assolutamente. Quindi incominciamo subito, direi, e partirei con Black Moxie Cosmetics. Questa qui si chiama Sweet Nightmare. È una palette che tendenzialmente a me non piace tantissimo come qualità degli ombretti, ma la color story è sicuramente molto adatta al periodo. In particolar modo abbiamo questo blu scuro shimmer molto bello e poi abbiamo questo viola. Cioè, sulle mani, sulle dita sono bellissimi, sugli occhi in realtà non mi piacciono molto come resa, però perché sono molto polverosi, li trovo molto difficili da usare, ecco. In realtà gli swatch sono molto belli, quindi penso che sia un problema assolutamente mio. Mio, ha un tipo di formula che a me non piace, ecco, la metterei giù così. Poi andiamo avanti. Ho due palette, non sono proprio in ordine di brand, però ho due palette di Lethal per Teresa is Dead, tutte e due, sono uscite 2 anni consecutivi. Mi pare questa Lethal is Dead è la prima e Teresa is Lethal è la seconda. Tutti i video che ho visto relativi alle palette di Halloween hanno messo queste palette nell'elenco. Ora, io non sono particolarmente d'accordo, però le ve le faccio vedere. Non sono particolarmente d'accordo perché per me nessuna di queste due è una palette a tema Halloween. Sono due palette che insieme lavorano molto bene, sicuramente. Ma definire due palette di Halloween solo perché sono uscite nel periodo di Halloween, io non ritengo che la storia colore sia ispirata ad Halloween. Però ve le ho messe lo stesso. Poi Shroud, di nuovo, stesso discorso in realtà. It's Freaking Bette e Halobeen, due palette in collaborazione con Betty Bean. Le palette questa volta mi piacciono tantissimo, le storie colori secondo me insieme non ci azzeccano niente stavolta, sono completamente diverse. Mentre questa la trovo molto adatta al periodo di Halloween, questa la trovo un filino meno ispirata ad Halloween quantomeno. Sembro un vampiro, io tutte le volte che mi guardo in camera sembro un vampiro. Fortuna che no, volevo mettere il rossetto rosso all'ultimo, ci ho ripensato. Qualità eccezionale, non ho detto niente della qualità di Lethal, perdonatemi. Lethal a me piace molto per gli opachi, molto poco per gli shimmer. Qualità di Shroud mi piace tantissimo, opachi strepitosi, shimmer mi piacciono, poi dipende dallo shimmer, ci sono shimmer più o meno belli. Per esempio questo qua è un duochrome, molto bello, anche questo qua è molto bello, molto pigmentato. Questi qua sono un filino più soft come shimmer, ma sono molto belli comunque. Io amo questa palette. Queste palette le amo tutte e due, devo essere sincera. Vi faccio vedere questo. Sono veramente veramente belli. Quindi sì, assolutamente palette super promosse. Spero che tornino presto disponibili perché poi con Shroud è un po' difficile, ecco, l'acquisto perché le palette non sono sempre disponibili. Andiamo avanti. Allora, questa ho chiesto conferma a mia figlia. Siamo la In the Dark. Io ce l'ho ancora marcata Alien, in realtà adesso è Unearthly. La storia colore, pur non avendo verdi e arancioni, secondo me è molto adatta al periodo spooky.
perché è comunque molto scura. Abbiamo questo viola, io adoro la qualità di questi ombretti, per cui secondo me è perfetta, così perfetta. Non le trovo un difetto, secondo me è bellissima. E anche gli shimmer, i due shimmer, io l'avevo presa accanto lo shimmer, l'Illusion credo che fosse, non mi ricordo quale dei due, in realtà era un altro colore, era più chiaro, più a base bianca. Invece poi ha messo in vendita la palette con un altro ombretto, e l'ombretto l'ha reso disponibile singolarmente, quindi adesso la trovate solo in questa conformazione. Io in realtà quell'ombretto iniziale ce l'ho da qualche altra parte. E questi sono gli shimmer. Gli shimmer di Unearthly non sono magari gli shimmer più spettacolari del pianeta, ma a me piacciono molto. Comunque mi trovo molto bene a lavorare con quelli. Qua facciamo invece il discorso inverso. Apocalypse di Clarity. Allora, io Clarity la compro solo per gli shimmer. Gli opachi di Clarity a me non piacciono. Oddio. C'è un ombretto rotto, che fortunatamente è un opaco però. Allora, qui dovrò anche risistemare un altro ombretto che secondo me si sta per rompere, due ombretti che secondo me si stanno per rompere, perché sono molto secchi gli ombretti di Clarity, quindi si asciugano, questi due si stanno per rompere. Mi dispiace perché a questo punto non posso farvi vedere la palette come vorrei, perché se la tiro su secondo me si rompe. Comunque questi due sono i due duochrome, multichrome, no, duochrome della palette, e sono stupendi. Questo è un... Allora, qualcuno è un multi, qualcuno è un duo, non lo so. Comunque questo è... Allora, li swatchiamo. Uno, due. Questa palette, se non l'avete, la stanno rifacendo con le cialde più piccole, e secondo me è assolutamente da avere. Abbiamo trovato un altro verde che secondo me è simile a tanti altri. Questi due sono cremosissimi. Vi manca l'ultimo, che ora ve lo swatcho qua, che è veramente molto secco, molto secco. Questo è il difetto di questi ombretti, che è un lilla argento dorato, però sono veramente, i colori sono veramente strepitosi. Diamo un'altra salvietta, che lì ci ho messo l'ombretto sfatasciato. Ora questa palette la mettiamo da parte, magari così mi ricordo di ripressare quei due ombrettini. Poi, andando avanti, allora vi faccio vedere un brand che in Italia non ha nessuno, credo di essere l'unica, forse siamo in due, non lo so. Notoriously Morbid, questa è la Mothman Palette, è magnetica. In realtà, se il fondo della palette è magnetica non lo so, però la palette ha il coperchio magnetico a forma di gufetto, tra l'altro carinissimo, di pipistrellino, ed è carinissimo. Gli ombretti sono fatti a mano, a me piace tantissimo la qualità, sono un po' polverosi, assolutamente sì, e sono un po' glitterosi, quindi prima gli occhi e poi il viso, perché c'è sempre un po' di fallout. Le storie colori sono molto particolari e molto belline. Io ho diverse palette di questo brand e mi piace tantissimo, molto particolare. Ho comprato questa palette con questa forma qua solo perché sapevo che arrivava in una scatola rettangolare, perché la palette è molto carina, ma la forma non aiuta a conservarla in maniera adeguata. Non ho il numero 1 purtroppo, ma lo vorrei un sacco, ed è il Moonspell volume 1 di Lunar Beauty. Io ho il 2, che ho preso in realtà su Vinted, perché all'inizio non l'avevo minimamente considerato come brand. In realtà mi piace, lo trovo molto carino. Ora, gli shimmer chiaramente non sono gli shimmer a cui siamo magari abituati, ma gli opachi sono veramente veramente validi. Tra le sole colori, se avete la 1 vi invidio un sacco. La 1 è forse ancora più adatta di questa. Questa è tutta una paletta a base violacea. La 1 invece ha dei verdi anche, e secondo me è stupenda. Purtroppo io quando è uscita non l'ho minimamente considerata. Poi è molto carina anche la confezione, è una delle poche a cui ho tenuto l'esterno, perché di solito io lo butto. Salem Cosmetics, ve ne faccio vedere due, e sono tutte e due secondo me molto spooky. E la prima è la Forest Heart in collaborazione con Smink Meroende, ed è questa qua, che ha comunque questi verdi, gli aranciati, l'oro, il rame, eccetera. Molto bella, bella la qualità. Gli shimmer sono tutti duochrome,
bella, e la seconda è la Salem and the Witch, che anche questa ha una buona componente di verdi, forse ha più duochrome dell'altra, un pochino più particolari anche. La storia colore non ha arancioni, ma mi piace comunque moltissimo. Aspettate solo un secondo che volevo vedere cosa scrive mio marito. Sono riuscita a portare la pioggia in California. Bene. Torniamo alla Dan Oertley. Questo qui è la Death of Night. In realtà è una palette che io non ho ancora usato, incredibilmente. Forse ho usato questo colore e basta. Ma la storia colore mi piace tantissimo e lo dico sempre, secondo me si accompagna perfettamente alla In the Dark. Passiamo a Sugar Drizzle, Neon Chrome. Questa è uscita 2 anni fa, credo. Ed è carinissima, carinissima. È una palette tutta multicrome. Direi che con questa in realtà voi siete a posto per quasi la vita. Ve ne faccio vedere uno. Questo è un metallico. Questo anche è un metallico. Questo non me lo ricordo. No, questo no. Questi 3 colori sono per esempio molto belli. Vi faccio vedere anche il viola. Eccoci qua. Molto bella, molto bella. Purtroppo la cosa più bella secondo me è la copertina, eccola qua. Carinissima, è stata una meteora, è arrivata, è uscita, lanciata dalla finestra e via. Poi due dello stesso brand e abbiamo Spellbound Beauty. La prima palette si chiama Cult, è una palette molto cupa. Tu rimani qua. È una palette molto cupa. Non l'ho ancora usata, quindi non chiedetemi niente della qualità. Vi posso dire che non ci sono duochrome. Proviamo a toccarle. Secondo me, posso dire, io credo che siano tutte private label queste. Sugar Drizzle, queste, Salem, eccetera. Quindi probabilmente sono tutte lo stesso fornitore, manufatturiero quantomeno, non lo so. Cioè saranno in due o tre che fanno sta roba. E l'altra si chiama Witchcraft, che invece ha un sacco di shimmer duochrome, cosa che non aveva nell'altra. Shimmer duochrome che in realtà sono colori che trovate in mille altre palette, anche come consistenze sono molto molto simili. Usiamo questo, per cui non, niente di innovativo sotto il sole. Eccola! Di innovativo sotto il sole. Qui non ti risponde nessuno, amore, perché stiamo registrando, non è una diretta. Poi andiamo avanti, questo brand non esiste più, ma si chiama Midas Cosmetics e la palette si chiama Genesis, e questa qui è un po' l'unica che ha forse questo insieme di blu e arancioni. Ti do un compito, apri il cassetto lì dietro e cerca la colla per le unghie, che c'è da rincollare questo. Ok. Vai. Poi andiamo un po' veloce, Bel Beauty Bar, incominciamo con la Poison Garden 1 e 2. In realtà la cosa più spooky è la copertina, questa è la 1, questa è la 2, iniziamo dalla 2 perché poi questa all'interno è molto chiara, molto più invernale che spooky secondo me, ma la copertina è assolutamente spooky. Cosa c'è? Non è l'indicazione più Sì, specifica. lì al centro in un beauty. Questa è la Poison Garden numero 1, che anche questa, forse questa è un filino di più, ma non tantissimo secondo me, però ha gli arancioni, i verdi, i viola, quindi più o meno ci siamo. Poi, Come è fatta? non lo so. Gourmand's Girl, abbiamo la Spooked che è uscita l'anno scorso, la Haunted che è uscita adesso e la Nightshade che è uscita adesso anche questa. Queste tre ho già fatto diverse dirette tutte insieme. No, quella no, perché ci sono i boccettini di colla. E secondo me sono tre palette stupende da usare insieme e da considerare come se fossero un'unica palette. Ora io proverò questa missione impossibile di farvele vedere tutte e tre aperte insieme. Veramente molto bella, direi che così diventa completa. Abbiamo tutti i colori: viola, marroni, arancioni, viola, marroni, arancioni, verdi, gialli, ocra, eccetera. Bella, bella, bella. Io le adoro, le trovo molto buone. E quindi così torniamo ad Dan Oertley. E anche questa, no, Dan Oertley ne abbiamo ancora un sacco. Anti-Glamorous, la mia è ancora marchiata Alien, credo. Questa qua è uscita un qualche
un qualche Halloween, alle tombe, ai fantasmi, bellissima la stella colore. Io adoro questo verde qua, mi piace un sacco, questo rosa qua, questo verde qua e questo bianco qua. Sì, perfetto. Quindi questa qua per me è una palette strepitosa. Poi l'anno scorso ne sono uscite altre tre. Guarda come si fa. Hop! Fatto. Grazie. Tieni. La punta la devi tagliare con le forbici. Sempre Unearthly, Worth My Blood. A me non è... forse... cioè, so che è amata tantissimo questa palette. Io la trovo la storia colore un po' banale. Ma tutto in realtà. No, solo la puntina, però fallo sopra il cestino della spazzatura. Io la trovo un po' banalina in realtà. Molto buona la qualità, non fraintendetemi, questo rosso è stupendo. Forse dovevo asciugarmi meglio il dito, forse, vabbè, è uguale. Trovo la palette molto valida, tantissime persone però hanno avuto un po' di problemi, so, e quindi vabbè, non lo so. Weirdos in realtà è forse quella che mi piace di più delle uscite dell'anno scorso. Ha questi due multicrome bellissimi, soprattutto questo qua che è un nero rosso molto particolare, però non so perché. Sì, non riflette tanto bene in realtà, non lo so, sembra quasi, però dal vivo in realtà io lo vedo il bronzo. Beh, vabbè, comunque direi che devo forse un po' passare la superficie. So che ho avuto lo stesso problema anche tanta altra gente, per cui non mi preoccupo. Sì, devi fare un po' così finché non viene via. Però eccolo qua, fatto. Vabbè, poi il pezzetto che è caduto lo recupereremo, spero. Basic Witch Babyte Bar, questa è nuova, arrivata ieri, quindi non l'ho ancora usata, però l'ho swatchata, molto bella, mi piace tantissimo, ma non ci spendo parole perché farò dei video dedicati su questa. Questa non c'entra niente. Nomad, questa è quella di quest'anno, la Ghost Town US. Cosa dire? Nomad, quando lancia una nuova storia colore, è magica. Schiaccia Ginevra, schiaccia. È magica, e questa qui è bellissima, è una palette finalmente fredda, veramente ben pensata. Poi passiamo questa qua dei fantasmi. Sì, bella quella. Poi Give Me Glow aveva fatto uscire Bad Witch Palette, non so quando, Season Fall. Mi si sta staccando dietro. Non so cosa dire. Non mi esalta tantissimo. Diciamo che Give Me Glow ha fatto cose migliori, secondo me. La storia colore è carina, non fraintendetemi. No, esce da dietro. E usa il dietro allora. Però non... Jeffree Star. Ok. Faccio giusto vedere la storia colore perché secondo me è molto particolare, certamente. Cremated. Bella, molto bella, non ho altro da aggiungere sull'argomento. Sempre lui, anche questa secondo me è molto spooky season, ed è la Weirdos. Non l'ho ancora usata, come vedete, sarà un anno e mezzo che ce l'ho e non la vedrete probabilmente sul canale, però ce l'ho. Poi Chucky, anche questa non l'ho ancora usata in realtà, perché stavo aspettando che tornasse il freddo, cosa che peraltro non arriverà mai, penso, a casa nostra. C'è ancora un caldo improponibile. Molto bella. Ghostface, anche quella è molto bella. Aspetto, a parte che è esaurita, ma aspetto di capire se torna e vederci qualche video. Babyte Bar, Strange and Unusual. Questa è stupenda. Io questa all'inizio non l'avevo valutata molto bene. Non l'avevo presa. Quando poi è ritornata, forse alla terzo riassortimento, ho deciso che in realtà mi piaceva un sacco e quindi l'ho presa e sono rimasta molto soddisfatta. Torniamo a Nomad. Haunted Europe, questa è dell'anno scorso, anche questa è una storia a colore molto bella, un po' meno fredda, un pochino più colorata forse. Abbiamo sempre gli ori, i verdi, i grigi, i viola, i rosa, i marroni, eccetera. Bella, 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 qualità di Nomad per me è inarrivabile. Poi Hocus Pocus si chiama Hocus Pocus? Hocus Pocus 2 di Colourpop, la 1 non ce l'ho. Non
No, questo Hocus Pocus, noi abbiamo visto il film, bellissima, bellissima, qualità, non abbiamo finito il 2. Qualità di Colourpop di quella buona, per cui sono molto soddisfatta e quindi sì, molto molto bella, storia a colore ispirata al film, centrata. Secondo me è un po' spooky anche questa di Star Wars in realtà, questa qui è quella che ha neri, rossi, marroni, blu, secondo me è un po' spooky, cioè se l'avete è, secondo me è da tirar fuori in questo momento. Questa cialda qui è stupenda, è, marezzata, non so, veramente molto bella, anche questa tra l'altro è marezzata. Mamma, dimmi amore mio. Mi si è rovinato un po' qua. Non fa niente tesoro, lascialo aperto che si asciughi. Ce l'ho fatta però. Bravo amore. Ricorda questo. Bella. Beauty rosso. Sì. Poi io ho questo qua di V Cosmetics che in realtà non mi piace tantissimo. Non fraintendetemi, non è una questione di formula, è una questione di dimensione della palette, che poteva essere sempre a forma di libro ma molto più piccola. Poi la qualità degli ombretti in realtà a me piace, ma trovo che sia un po' troppo ingombrante. E visto che è un brand che alla fine uso pochissimo, non ho mai preso nient'altro. In realtà c'erano altre palette la cui storia mi interessava, ma troppo troppo grosse. Io così grosse accetto solo P. Louise, ecco, mettiamola così. Non è vero, anche Martin Cosmetics, questa qui è la 669, forse la più riuscita di Martin Cosmetics. Questa mi è piaciuta un sacco, tante altre non mi sono piaciute, le ho buttate via tutte. Tipo quelle a 1998 e un'altra, le ho cestinate perché non avevano la qualità corretta. Questa è bella. Ultime due e abbiamo finito, e c'è la muerte di Melt, che non ho ancora, è una marca che in realtà non ho ancora usato, perché mi dispiace. Bella, l'ho tanto voluta, non l'ho usata, per cui non è che posso esprimermi particolarmente sulla qualità, ecco, mettiamola così. Melt come qualità a me tendenzialmente piace, a parte la 24/7 e la Plain Jane, che è molto granulosa. Ultimissima, Give Me Glow Haunted Pumpkin, questa è uscita per Halloween l'anno scorso, è assolutamente halloweeniana, è assolutamente in tema, veramente bella, questa la tiro fuori chiaramente adesso, guardate questo colore qua, questo verde, io trovo che gli shimmer di Give Me Glow e di Clarity siano molto simili, come lo sono gli opachi, questo marrone qua mi fa impazzire, è bellissimo, a base verde. E forse quelli di Give Me Glow sono un filino meno polverosi, questa palette in particolar modo. Abbiamo finito ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo presto, buon Halloween.